Onorevole Meloni, siamo sconvolti ogni volta nel vedere insalate politiche di destra e sinistra insieme, però un po' nel passato la responsabilità la possiamo dare un po' anche ai partiti di destra e sinistra. Una volta c'erano per la sinistra le comuni, per la destra c'erano i circoli, per i cattolici c'erano gli oratori. Adesso è tutto chiuso, manca una cultura politica nei giovani. Cosa ci possiamo aspettare del futuro per riaffermare la cultura politica? Guardi, una domanda di estrema complessità. Io penso che una parte di responsabilità ce l'abbia tutta la classe politica per aver devastato l'idea della politica. Perché non bisogna confondere le due cose. Anche quando la classe politica non è all'altezza, la politica rimane la più straordinaria forma di impegno civile che esista. È quello che fanno coloro che non si girano dall'altra parte, quelli che non si limitano a indignarsi ma decidono anche di reagire. A un certo punto noi abbiamo avuto una classe politica talmente non adeguata da devastare l'idea che l'impegno politico fosse una cosa importante. Quello che noi nel nostro piccolo possiamo fare è l'esempio. È dimostrare che non è vero che sono tutti uguali, è dimostrare che si può fare politica ad alto livello per lungo tempo, senza mettere le dita nella marmellata, senza dimenticarsi da dove si viene, senza montarsi la testa, senza essere indagati per peculato o condannati per associazione mafiosa. Si può fare politica ad alti livelli rimanendo se stessi e le persone oneste che credono nel valore del proprio popolo. Certo, perché ci si riesca c'è bisogno di una risposta del popolo. Perché se poi invece le persone per le quali tu sacrifichi tutta la tua vita ti guardano e ti dicono ma tanto siete tutti uguali, beh un po' la voglia ti passa, o rischia di passarti, alla fine rimarranno solo quelli che siccome rubano non gliene frega niente di quello che la gente ha da dire. Quindi dipende molto anche da come il popolo riesce a capire la politica, a interessarsi di politica e a saper premiare chi se lo merita. Lei ha una grande responsabilità a Termini Imerese, ha da sancito la presenza del vero centrodestra con Francesco Giunta, quindi si è assunta questa responsabilità. Ma guardi, io me la sono assunta questa responsabilità all'atto della nascita di Fratelli d'Italia, perché noi siamo un movimento politico che su questo non ha mai sbandato. Dove stiamo noi c'è la destra e c'è il centrodestra, perché noi inciuci, impicci, ammucchiate e cose che la gente non capisce non ne facciamo. Le dico di più, sono stata molto fiera di leggere sul Corriere della Sera di un paio di giorni fa che la presenza di Fratelli, che secondo i sondaggisti, la presenza di Fratelli d'Italia, di una pattuglia parlamentare di Fratelli d'Italia nel prossimo Parlamento sarà la garanzia che non ci sarà un governo d'inciucio, cioè i voti che si danno a noi sono i voti che faranno mancare i numeri a chi vuole fare l'inciucio, per cui gli italiani sappiano che se vogliono un governo chiaro e non frutto di una melassa devono votare per Fratelli d'Italia. E a chi si comincia a interessare di animali, a quanto pare, l'ultimo periodo? Guardi, io per carità, io sono un animalista, un gatto, però insomma in un'Italia nella quale non ci si occupa manco degli esseri umani, adesso fare un partito che si occupa solo di animali mi pare un po' eccessivo, occupiamoci degli italiani e poi ovviamente anche le iniziative nei confronti di animali vanno bene, ma in un quadro completamente diverso. Avere un partito che si occupa solo degli animali quando la gente sta che non arriva alla fine del mese e si suicida, insomma. Grazie. A lei.